Perdindirindin. Ma no, perdindirindin. Accidentaccio. Ma neanche per sogno. Può far bacco. Ma che può far bacco? Capperi. E allora? Quan le fra. Sciocme. Quan le kel. Sciocme. E pesche gnocche. Sciocme. I tangus e la macchina. Sciocme. Un de Guglielmo Marconi e Bulagna l'era invata alla sua culena ed mandè a Sofiola Elettra. Oh, senti niente? No. No, l'è Narvena. Poi all'improvviso al genio il fe un spray. Parte un Schochmel funziona al Zavai. 1901 è l'anno dell'impresa impossibile. Ma l'esperimento non si può rimandare. Sono in gioco persone e danaro. Il maltempo non può averla vinta. A 2000 km di distanza, a Poldhu, l'oscillatore che trasmette i segnali è in funzione. Si trasmette la lettera S, composta nell'alfabeto Morse da 3 punti. Marconi l'ha scelta perché facilmente trasmettibile anche da parte di telegrafisti non esperti e perché si distingue più facilmente dalle scariche elettriche. Sì, signore. Era il segnale. Un giovane di 27 anni, un italiano, aveva vinto l'oceano. Ma so, c'è per Busan.